Andiamo in montagna per parlare della protesta all'ospedale di San Marcello. La gente della montagna si è confrontata con le amministrazioni locali della ASL sul futuro del presidio sanitario e sulla questione sanità in montagna. Ce ne parla Elisa Valentini. Una trentina di cittadini appartenenti al CREST, Comitato Emergenza Sanità Toscana, all'Associazione Zeno Colò e al gruppo delle Pettorine in difesa della sanità in montagna, si sono radunati venerdì sera davanti al Piot Pacin di San Marcello per manifestare l'insoddisfazione sulla riorganizzazione del presidio ospedaliero montano. Questo è un ospedale che funzionava bene fino al 2010-2011. Era considerato un ospedale di eccellenza proprio dalla regione toscana perché venivano effettuati più di 800 interventi l'anno di chirurgia. Era anche un modo come un altro per alleggerire l'ospedale di Pistoia, quindi per diminuire le liste di attesa. E poi era una copertura che dava al territorio perché c'era la possibilità di intervenire in urgenza in caso di un trauma grave, di un'emorragia, di una patologia acuta dell'addome. Oggigiorno non è, perché quando dalla Betone ci vuole 1:20, 1:30 per arrivare giù a Pistoia in condizioni che la strada sia percorribile, che non ci sia neve, non ci sia nebbia, io mi domando cosa può succedere in caso di nebbia quando non vola l'elisoccorso. Si ritiene insoddisfatto della sanità in montagna? Assolutamente no, si viveva in un'isola felice dove c'era tutto, stavamo bene e purtroppo siamo stati scippati da una mala amministrazione, dei tagli lineari per 400 milioni di euro, tantissimi soldi. Mi domando se sono altrettanto tanti 480 milioni di buco che la sanità toscana ha fatto a massa. Il sindaco Silvia Cormio e la dirigenza della ASL hanno rassicurato sul fatto che alcun servizio sarà più soppresso e sul potenziamento della rete di emergenza-urgenza. Questa è una delle esperienze più avanzate di integrazione fra l'ospedale e il territorio e questo ha permesso anche di dare più prestazioni migliori, aumentare le prestazioni territoriali, aumentare anche la possibilità di coprire l'attività dell'emergenza-urgenza, tant'è che ad esempio il pronto soccorso ha avuto anche un incremento di personale, una copertura notturna da ottobre anche con una reperibilità e con l'ambulanza infermieristica che prima non c'era. Effettivamente è passata attraverso la sospensione dell'attività di chirurgia che voglio ricordare però era un'attività di chirurgia programmata ormai da molti anni. Non... Qui abbiamo un pronto soccorso o un punto di primo soccorso? Qui abbiamo una funzione di pronto soccorso come è stata definita nella nuovo piano sanitario regionale. Se si riferisce al cartello che è alle mie spalle, il cartello verrà sostituito, le garantisco. Allora, intanto stasera l'ha confermato l'assessore Marroni che per noi è importantissimo avere la piazzola dell'elisoccorso che noi realizzeremo nel campo sportivo facendo un innervamento sintetico. L'altro è l'ampliamento del pronto soccorso che noi fortemente abbiamo chiesto e il direttore oggi mi ha confermato nuovamente, sapendo della serata, che ci sarà un ampliamento di cui i lavori inizieranno i primi di luglio.